Ciao ragazzi, allora per prima cosa andiamo a riempire le sopracciglia e vado ad utilizzare il prodotto di Paola P Brown Design e Fix e lo vado insomma ad applicare. Come potete vedere, l'applicazione è molto semplice. All'interno porta anche degli stamping per le sopracciglia, ma non li ho mai utilizzati perché davvero è un prodotto che si può utilizzare facilmente. Andiamo a riempire un altro po'. Ecco fatto. Adesso per evidenziare insomma l'arcata sopraccigliare vado ad utilizzare la matita di Paola P, l'Eye Pencil 09, quella lì color burro. E lo vado a mettere sotto al sopracciglio in questo modo, anche per evidenziare la forma delle sopracciglia. E un po' sopra, poi andremo a sfumare. Vado ad utilizzare un pennellino di questo tipo. E lo sfumo verso il basso. La sfumo verso il basso. Come potete vedere, si sfuma facilmente. Come potete vedere, dà anche più definizione al sopracciglio. Adesso vado a fissare le nostre sopracciglia con il prodotto Waterproof. È ottimo anche senza questo liquidino bianco che serve per rendere il prodotto waterproof, però ce lo applico sempre perché dà un bell'effetto lucido alle sopracciglia che mi piace tanto, quindi lo vado ad applicare. Adesso prendo un primer, in questo caso utilizzo questo di Essence, e lo vado a mettere su tutta la palpebra. Adesso prendo una matita di Catrice e vado a realizzare una linea alla fine dell'occhio, tipo un triangolino. Mi lo porto e faccio tipo questo triangolino per dare una forma più allungata all'occhio.
vado a sfumare la matita con l'apposito pennellino. In questo modo. Poi vado a prendere l'Undressed di Mua e vado ad utilizzare questo marrone scuro. Prendo un pennellino e lo vado a picchiettare sopra, la matita, sfumando verso l'interno. Sfumo anche verso l'alto. Fatto. Adesso vado a prendere questo primer della Splash Cosmetics, che è ottimo anche per fissare i pigmenti, e lo vado a mettere sulla palpebra mobile. E verso sopra in questo modo. Prendo un altro po'. Lascio asciugare e nel frattempo vado a prendere la matita di Essence, oddio, e la vado a mettere, vado a sporcare le ciglia inferiori. La fisso con un ombretto che troviamo sempre all'interno dell'Undressed di Mua, che è questo qui. Adesso prendiamo il protagonista di questo trucco, che è un pigmento della Itay Cosmetics, un'azienda americana, che è un verde molto molto particolare. Vado a prendere il pennellino e lo andiamo ad applicare dove abbiamo messo il primer. Lo picchietto poco alla volta. Ecco qua. Adesso per uniformare il trucco vado ad applicare
questo dorato al centro della palpebra. Per non creare, insomma, quel distacco forte tra il marrone e il verde. Lo sfumo sempre verso l'interno. Adesso vado a prendere una matita di Wacom, la Gold Lift, e vado a tracciare una linea molto molto sottile. A metà palpebra in questo modo. Come potete vedere, dà molta luce al viso. E adesso vado a prendere un eyeliner in gel, utilizzo questo di Essence. Traccio una linea come ho fatto prima con la matita. Adesso poi tiro l'occhio. E vado a creare sempre questo triangolino che vado a riempire con l'eyeliner. E continuo ad applicare l'eyeliner sul resto della palpebra, insomma. Ecco fatto. Adesso vado a prendere una base per il mascara, questa qui della Starlux. Prendo il mio mascara, l'Ingrid Mascara, e lo vado ad applicare sulla nostra base. In pratica sono tipo delle fibre che vanno ad aderire alle ciglia e fa tipo l'effetto ciglia finte, ve le rende anche molto molto più lunghe, sono fantastiche. Anche un po' sotto. Qua. Adesso vado a prendere la matita nera e la metto nella riva interna. Ecco qua.
Adesso continuo con il trucco per il viso. Vado ad applicare un correttore. Andiamo a sfumare. Vado a prendere adesso un po' di terra e vado a fare un leggero contouring. Un po' anche sulle tempie. Sulle labbra al centro vado a mettere questo rossetto di Chanel dorato. E come lip gloss vado ad utilizzare un lip gloss nude e lo metto ai lati. Sulle guance vado ad applicare questo blush di Mua, lo Shade 3.
E niente ragazze, questo è il mio trucco ispirato al contest di Paola P, India Collection. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!